Ciao ragazzi, benvenuti su Cazzo Drums. Il video di oggi è dedicato al mondo linear, quindi il video di oggi è dedicato ai fill. Questo video l'ho fatto perché l'altro giorno mi è arrivato a me un video e mi ha fatto prendere veramente bene, mi ha fatto dire cacchio che figata. Non vi dico nient'altro perché adesso vi farò vedere il video che mi è arrivato, che è un video di un mio allievo, poi dopo vi spiego bene, vi dico solo due cose. Numero uno, guardate questo video perché oggi c'è uno sconto veramente pesante, un bello sconto su un mio corso, e numero due, vi farò vedere tutta una lezione di un mio corso, una lezione dedicata ovviamente ai linear. Ma adesso vi faccio vedere il video del mio allievo. Quello che avete appena visto è il risultato di una lezione presente in Linear Box, il mio corso completamente dedicato ai linear. Per chi non sapesse cosa sono i linear, sono dei fill, sono dei passaggi composti da incastri tra mani e piedi. I linear sono interessanti perché, magari come avete potuto sentire, ci sono alcuni passaggi più capibili e alcuni passaggi in cui ci sono degli spostamenti di accenti strani, che quindi sembra che si vada un po' fuori. In generale i linear sono belli perché riescono a dare molta creatività a quello che andiamo a suonare e non far sembrare i nostri fill banali in pratica. Come vi ho detto prima, c'è uno sconto abbastanza grosso, perché è uno sconto del 20% sul mio corso, perché questo video del mio allievo mi ha fatto prendere bene, quindi ho detto ok, basta, sono preso bene, quindi se qualcuno vuole studiare i linear mi metto a disposizione, abbassiamo il prezzo e tutto quanto. Ma no, però a parte gli scherzi, il Linear Box è in sconto del 20% fino a domenica 14 maggio alle 23:55, quindi avete 4 giorni, se lo state vedendo questo video nel primo giorno in cui è uscito, ma se no comunque fino al 14 maggio. Dopo il 14 maggio ci sarà comunque uno sconto, ma scenderà al 10%, quindi se siete interessati mi raccomando affrettatevi, avete fino al 14 maggio, poi dopo avrete uno sconto minore. Quindi, come vi ho detto, questo video mi ha fatto prendere molto bene, l'ho già detto tante volte, lo so, ma voglio darvi a disposizione tutta la lezione, così avete tutta la spiegazione della lezione. Partiamo con la lezione Rocking Linear presente nel mio corso Linear Box. Questa sarà una lezione un po' particolare perché non andremo a vedere cose nuove in realtà, ma andremo a, come vi dico sempre, è un po' la parola del corso questa, cementificare quello che abbiamo fatto, cioè rendere solido quello che abbiamo fatto, perché questa è la cosa importante dei linear, ragazzi, avere dei fill solidi. Tante volte è difficile riuscire a dare solidità ai fill, si sente solidità dei groove, boom, pa, po, boom, pa, ma nei fill poi magari si rischia di perdere un po' il tiro, no? Quindi non si riesce a dare groove ai fill, non si riesce a dare spinta ai fill. Quindi adesso voglio farvi fare un loop, una canzone, dove andremo a suonare tutti i fill che abbiamo visto fino adesso. Quindi vi dico subito una cosa, allora questo è un loop, quindi è una cosa che continua sempre uguale nel tempo, e prima di tutto utilizzate questo loop facendo degli esercizi sempre nello stesso modo. Quindi voi avrete da fare lo schema di tre groove, fill sul rullante, tre groove, fill spostato sulla batteria. Ad esempio, tre groove, linear 3, tutto sul rullante, poi di nuovo 3 di groove, linear con lo schema che abbiamo visto nella lezione precedente.
Fermo un attimino qua il video solo perché devo spiegarvi una cosina, poi continuiamo, andiamo avanti, ma ho parlato di interpretazione e ho detto come abbiamo spiegato, come vi ho spiegato nelle lezioni precedenti. Ovviamente per chi non ha il corso non può sapere quali fossero, cosa avessi detto nelle lezioni precedenti. Quindi voglio solo spiegarvi che vedrete ogni fill fatto in due modi diversi. Uno tutto sul rullante, cioè tutti i colpi di mano sono fatti sul rullante, e il secondo modo è un'interpretazione che cambia in base a quanti colpi di mano devo dare con un certo linear. Quindi l'interpretazione è questa: nel momento in cui io ho due colpi di mano farò un colpo sul timpano e un colpo sul rullante. Nel momento in cui avrò quattro colpi di mano, come ad esempio linea 5, linea 6, farò rullante, tom, timpano, timpano. Nel momento in cui invece, come linea 7, linea 8, avrò 6 colpi di mano, farò rullante, rullante, tom, tom, timpano, rullante. Ok? Questo solo perché almeno nel momento in cui andate avanti nella lezione capite che cosa sto facendo. Poi queste sono solamente alcune delle interpretazioni che si vedono all'interno del corso, ma comunque appunto volevo spiegarvele per farvi capire poi che cosa suonerò più avanti, la canzone, eccetera, eccetera, eccetera. Andiamo pure avanti. Dovremmo fare sempre questa cosa qua. Groove, schema sul rullante, groove, schema sulla batteria. Dopo aver fatto questo, nella canzone io vado direttamente al linea successivo. Quindi dopo ci sarà groove, linear sul rullante il numero 4, groove, linear sulla batteria. Groove, linear 5 sul rullante, groove, linear 5 sulla batteria. Fino ad arrivare all'8 senza mai fermarmi. Voi cominciate facendo lo stesso linear più volte. Quindi fate ad esempio groove, linear 3 sul rullante, groove, linear 3 sulla batteria, groove, linear 3 sul rullante, groove, linear 3 sulla batteria. Tanto non c'è problema, potete fare anche ad esempio ogni linea suonarlo tutta la base e poi alla fine andare a mettere i linea uno dopo l'altro. È importante dopo cercare di mettere tutti i linea uno dopo l'altro, perché comunque ci aiuta ad aprire la mente a pensare già prima al passaggio. Questa è una cosa molto importante, pensare prima a dove vogliamo fare il passaggio, nel senso almeno a dove vogliamo che le nostre mani si muovano sulla batteria. Per questo faccio gli schemi, perché almeno sappiamo già che se abbiamo un linear 7, le nostre mani faranno questo. Non devo pensarci sul momento, improvvisare sul momento, ma so già che sarà così, quindi mi facilita un po' la vita, almeno all'inizio. Per quanto riguarda il groove, in realtà potete fare quello che volete, nel senso non c'è problema. Io farò un groove che con la cassa riprende molto la chitarra, perché fa ta 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 ta. Poi vabbè, non so cantare, ma detto questo, io farò col charleston aperto questo. E qui ci sarà il passaggio, quindi tre battute di ritmo: tun tun pa tun tun tu pa tun 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 pa tu pa tun 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 pa tun tun tu patun ta ta tu 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 patun tun patun tun tu patun tun tun pa tu patun tun tun patun tun tu patun tu patu tu patu tu patu tu patu tu patu po pum pum pa. Ok, in questo modo qua ci sarà la base con il click sotto, quindi voi cercate di stare dietro la base, intanto sentite anche se siete a tempo con il click, non il counter ovviamente, perché sennò il counter si incasina un po' con la canzone, ma l'idea è questa qua. Quindi alla fine della canzone, volendo, potete fare anche il finale che è pa 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 pa, quindi l'ultimo sarà linea 8, arriverete facendo per dare un finale proprio a questa canzone. Ho deciso di fare un finale giusto, nel senso che dopo aver fatto tutti i linea sul rullante, sul timpano, eccetera, di finire il loop. Quindi non è un loop che va a caso e voi lo stoppate quando volete, ma se farete l'esercizio tutto giusto, con tutte le battute giuste, eccetera, voi dovrete finire col vostro linea rotto spostato sulla batteria. E poi ci sarà il finale, quindi teoricamente le battute sono corrette. Adesso ve lo faccio sentire, ovviamente avete tutto trascritto nel PDF,
quindi mi metto le cuffie e possiamo partire. Ovviamente ci sono sempre due battute di click fuori, quindi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e poi si parte. Quindi, molto bene, allora abbiamo suonato la nostra canzone, c'è stato un punto in cui ho rischiato un po' perché ho deciso di lasciarla e non rifarla perché mi piaceva farvi capire proprio il problema di questa cosa, e cioè che se andate a controllare nel linea rotto suonato sul rullante, io ho fatto i tre colpi perché mi sono dimenticato di fermarmi con la cassa come faccio di solito, quindi si vede proprio che ho detto cacchio tre colpi, mi sono dimenticato e ho rischiato di sbagliare. Quindi questa cosa dei tre colpi ovviamente col pedale singolo è un po' problematica. Fateci attenzione, pensateci e soprattutto imparate ad abituarvi quando avete due colpi di cassa in fondo a farne uno solo. Questa tante volte è solo una questione di abitudine, nel senso se vi abituate a questa cosa qua poi lo farete senza pensarci. Può capitare, come mi è capitato a me in questo momento, di farli lo stesso, però vabbè, come avete visto, sono andato avanti comunque senza fermarmi, quindi non preoccupatevi troppo. Con questo basta, questa era la penultima lezione di questo primo livello, di questo primo capitolo, e nella prossima lezione andremo a vedere dei nuovi schemi da applicare al nostro set. Quindi ragazzi, spero che questo video del corso, spero che questa lezione del mio corso vi sia piaciuta. Vi ricordo che il corso è in sconto al 20% solamente fino a domenica 14 utilizzando il codice sconto Linear Sconto Box, tutto attaccato, tutto maiuscolo. Dopo domenica 14 lo sconto verrà abbassato al 10%, quindi mi raccomando, se siete interessati approfittate di questo sconto. Se dovete ancora pensarci un attimo, non preoccupatevi, perché comunque lo sconto continuerà un po' più basso, ma ci sarà lo stesso. Quindi io vi ringrazio, vi chiedo qui sotto in descrizione, ma che è qui sotto in descrizione? Qui sotto nei commenti di farmi sapere se vi è piaciuto questo video, se vi piace il fatto di farvi vedere ogni tanto qualche video del corso eccetera eccetera eccetera. Tutte le domande me le potete fare qui sotto. Io voglio ringraziare anche il mio allievo per avermi mandato questo video, per avermi fatto prendere così bene, grazie mille, e basta, iscrivetevi al canale, fate tutto quanto come al solito e noi ci vediamo al prossimo video.